Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Molte delle preoccupazioni e delle perplessità che sono state esternate sono anche le nostre. Forse, diciamo, è inutile stare qui a sottolineare il gravissimo momento emergenziale che sta vivendo il nostro territorio. Quello che è accaduto a Taranto in questa seconda fase della pandemia è esattamente quello che sta accadendo in tutta la regione Puglia e in tutto il territorio nazionale. Lo dico perché invece nella prima fase della pandemia, come tutti quanti abbiamo constatato, la provincia ha registrato dei numeri assolutamente lusinghieri, tanto da far addirittura titolare come un vero e proprio miracolo ciò che è accaduto in provincia di Taranto durante la prima fase. In questa seconda fase i numeri invece non sono stati dissimili da ciò che sta accadendo in tutta la Puglia. Penso a quello che sta succedendo a Bari, nell'ABT, a Foggia e quello che sta succedendo in tutta Italia nelle varie regioni. Purtroppo noi viaggiamo con dei numeri di contagi giornalieri che rasentano i 200 contagi e tutto questo crea proporzionalmente una pressione sul servizio ospedaliero, perché una percentuale, ci possiamo auspicare piccola, ma purtroppo una percentuale di persone che si contagiano finiscono per fare ricorso alla struttura ospedaliera e purtroppo in alcuni casi, per fortuna minori, anche alla terapia intensiva. Qui noi siamo nella necessità di articolare un sistema di offerta sanitaria ospedaliera in grado di fronteggiare a quella che è adesso la vera grande emergenza e dobbiamo tutti concentrarci su questo. Non c'è un altro problema, c'è questo problema adesso, perché noi abbiamo un numero di contagi così elevato che ovviamente si riflette sul ricorso alle cure ospedaliere. Qual è la proposta messa in campo dalla ASL Taranto? Beh, voi pensate che nella prima fase della pandemia noi abbiamo avuto un numero massimo, un picco di ricoveri ospedalieri di 81 ricoveri nella stessa giornata. E appena 6 ricoveri nella struttura Covid post-acuzia di Mottola. Oggi viaggiamo con 280 circa persone ricoverate. Cioè pensate che, diciamo, che trend e che exploit sta avendo in questo momento l'emergenza. Come ci siamo attrezzati? Innanzitutto, al Muscati, se possiamo spegnere i microfoni. Grazie. Innanzitutto al Moscati, che è il nostro ospedale hub Covid, dove c'è le malattie infettive, la pneumologia, un reparto anche di medicina Covid, ci sono 19 posti di terapia intensiva, per fortuna non tutti occupati, e che diciamo, è ciò che costituisce il front office, diciamo così, della risposta ospedaliera, perché ci sono quelle discipline in grado di meglio inquadrare questa patologia, malattie infettive e pneumologia e terapia intensiva. E man mano che si andava riempiendo questa struttura, noi progressivamente stiamo andando ad articolare una risposta che è passata attraverso la conversione integrale dell'ospedale di Manduria. Attualmente ci sono ricoverati 44 pazienti e in terapia intensiva ce ne stanno 4. A Manduria, durante questo fine settimana prossimo, verranno attivati ulteriori 10 posti di medicina Covid. Poi abbiamo a Mottola una struttura di Covid post-acuzie importantissima, perché ci consente di accelerare
le dimissioni dalla fase acuta. Su 50 posti che abbiamo attivato a Mottola, ne abbiamo, se non sbaglio, ricoverati 38, se non sbaglio, giù di lì. 44, addirittura io, crescono ogni giorno a Mottola. Nel corso di queste ultime ore abbiamo messo in filiera anche la casa di cura Santa Rita, che ha messo a disposizione 50 posti di medicina Covid. Attualmente ne sono coperti e occupati 20, ma nel giro delle prossime ore senz'altro andremo anche a occupare gli ulteriori. L'ospedale militare, e mi riferisco prima al consigliere che era intervenuto, meglio tardi che mai, si è offerto con un modulo di 20 posti di medicina Covid che verrà attivato dalla settimana prossima, forse già da lunedì potremo cominciare a fare i primi 5 ricoveri. Però non basta. Gli scenari che la Regione ha messo in campo applicando delle semplici formulazioni matematiche legate all'impennata dei contagi prevedono che al momento attuale l'ASI Taranto deve avere 280 posti letto Covid e noi grosso modo li copriamo con l'offerta che vi abbiamo già detto, 100 al Moscati, una sessantina a Manduria, 50 a Mottola, altri 50 la Santa Rita, 20 dell'ospedale militare. Questa è l'offerta messa in campo, ma non basta, perché come voi state riscontrando ormai i pazienti Covid sono dappertutto e arriviamo agli ospedali che ancora non si sono riconvertiti ma che si dovranno riconvertire, perché come qualcuno ha già detto questa conversione sta già quasi in essere, cioè ci ha anche anticipato, perché noi abbiamo trovato dei pazienti, non li abbiamo ricoverati come pazienti Covid, abbiamo però dei pazienti positivi, non Covid, cioè attenzione, vorrei che questa differenza fosse chiara, cioè abbiamo dei pazienti ricoverati in ospedale non per patologie Covid, cioè non hanno i classici sintomi della patologia Covid legata alle difficoltà respiratorie, la polmonite interstiziale, sono però pazienti ricoverati per altri motivi che però sono positivi, come noi li abbiamo trovati in tante case di cura, in tante strutture sociosanitarie. Pochi giorni fa, in una casa di cura Santa Chiara, 50 ospiti, 47 positivi. O qualche giorno fa, qualche settimana fa, Villa Genusia, un focolaio di posti di persone positive. Non li abbiamo mica ricoverati in ospedale, sono rimasti lì dove stavano, perché il positivo, che non ha però una patologia Covid, non necessita di un'ospedalizzazione Covid, rimane là dove sta, in isolamento, il personale è sicuramente preparato per trattarlo con i dovuti dispositivi di protezione e questo è quello che è accaduto a Castellaneta, questo è quello che è accaduto a Grottaglie, quello che è accaduto anche a Martina. Perché purtroppo la marea montante dei contagi ci sta ovviamente pervadendo e noi dobbiamo necessariamente riconvertire le strutture ospedaliere per adattarle a quella che è l'esigenza del momento. Abbiamo quindi fatto una scelta di mantenere l'ospedale hub della provincia, cioè il Santissima Annunziata, come non Covid, perché avendo tutte le discipline, tutte, nessun altro ospedale ha tutte le discipline, c'era solo il Santissima, dalla neurochirurgia alla oncomatologia, eccetera, eccetera. Quindi solo quello, lasciato non Covid, ci consente quindi di presidiare l'offerta dei LEA che dobbiamo comunque garantire. Ma gli altri ospedali, andando avanti di questo passo, ragionando quindi su questa curva esponenziale, su questo mero calcolo matematico che è stato fatto, ci pone nella condizione di fare la conversione ovviamente nel modo più sicuro possibile. Quello che abbiamo fatto negli altri ospedali, perché
La conversione che abbiamo fatto a Mandù, io ieri ho partecipato a un consiglio, a un confronto con i sindaci della parte orientale della provincia. C'era un sindaco che era anche un medico che lavora a Grottaglie e diceva scherzosamente ai colleghi del comprensorio orientale che non si dovevano proprio lamentare, perché un ospedale convertito è molto più sicuro di un ospedale non convertito, visto che i contagi ci sono comunque. La conversione consente di porre in essere un sistema di percorsi molto più sicuro dell'ospedale che vogliamo mantenere no Covid, come ho sentito e l'appello che ho sentito da parte di tutti. Ma guarda, no, no, anche volendo non ci si riesce, perché comunque il numero dei contagi nella società, nel territorio, non nell'ospedale, è tale. Per cui questa possibilità è praticamente impossibile. Quindi c'è il rischio che tutti gli ospedali diventino Covid, dobbiamo solo scegliere se volerlo fare in maggior sicurezza con una conversione integrale, che tra l'altro io ritengo anche essere preferibile, oppure lasciarli misti, ma questo è molto più insicuro e probabilmente. Perché poi tenere i percorsi separati in strutture che ovviamente non nascono come tali, questo è ancora più difficile. In questo momento c'è un elicottero che fa la spola da Foggia a Lecce, perché Lecce, avendo inaugurato da poco il DEA, un dipartimento di emergenza con tanti posti letto nuovi, si è trovato quindi nella esigenza, nell'obbligo di dare ospitalità a tutte le emergenze che arrivano dalla parte nord della regione, e che gli ospedali da campo militari che stanno attivando altrove la dicono lunga su un sistema ospedaliero che è stato completamente travolto dall'emergenza. A noi questo non è accaduto, tranne uno o due casi, nessun tarantino è stato trasferito e ricoverato fuori dalla provincia di Taranto. Siamo riusciti con la nostra offerta ospedaliera a dare assistenza a tutti, a dare a tutti un letto, un ossigeno, un personale sanitario che l'ha assistito. E questo ha dato anche i suoi buoni frutti, perché le dimissioni sono costanti. Ieri abbiamo avuto le prime due dimissioni dall'ospedale di Manduria, oggi le altre due, domani altre due, anche l'ospedale di Manduria che è partito da una quindicina di giorni. È andato a regime e l'assistenza e la filiera assistenziale la sta completando, come fa ormai da un pezzo anche quello del Moscati. Noi siamo preoccupati come voi, siamo ancora più preoccupati di voi, perché ovviamente abbiamo la responsabilità delle scelte, però i numeri sono impietosi e noi dobbiamo predisporre dei posti letto con ossigeno, pronti per dare accoglienza ai nostri concittadini, perché pensare che la patologia Covid non riguardi il territorio della Valle d'Itria, e dove dovrebbero andare a ricoverarsi i tanti cittadini della Valle d'Itria che di qui a poco, con quel numero di contagi, faranno ricorso alle cure ospedaliere? Perché è un calcolo matematico, attenzione, è un calcolo matematico. A fronte a 3.000 contagi in provincia, una parte cospicua purtroppo deve fare ricorso alle cure ospedaliere. Noi stiamo mettendo in filiera tutto. È chiaro che probabilmente non dico nulla e che voi già non sapete. L'ospedale di Martina è un ospedale un po' agé, perché ovviamente è una struttura non di modernissimo conio, e questo ci crea ancora più difficoltà nel creare i percorsi. Il servizio di prevenzione e protezione si è recato all'ospedale, ha fatto i percorsi e così come ha fatto in tutti quanti gli altri ospedali, io non ho motivo di dubitare della bontà del suo lavoro. Stiamo lavorando alacremente però più velocemente a Castellaneta, che essendo una struttura più nuova ci agevola probabilmente in alcune riconversioni, e quindi non escludo che la prossima riconversione integrale avverrà
per Castellaneta, poi ci sarà anche Grottaglie, ci sarà Martina. Non voglio fare un cronoprogramma perché i lavori li stiamo facendo e a seconda della loro maggiore o minore facilità di esecuzione stiamo dando un'accelerata all'uno, un'accelerata all'altro in modo tale da avere sempre a disposizione un bacino di posti letto utili da subito per garantire, per evitare quello che abbiamo visto altrove, cioè i trenini delle autoambulanze che non sono in grado di ricoverare i pazienti Covid perché non ci sono posti. Noi posti li abbiamo sempre trovati. Facevo l'esempio di ulteriori 10 che sono pronti a Manduria in questo fine settimana. L'avrete visto anche voi, le immagini impietose di altre realtà dove si esce in mezzo alla strada a dare l'ossigeno nelle macchine degli utenti che non riescono neanche a essere presi dal 118. Tutto questo in provincia di Taranto non si è verificato, con tutto che ovviamente viviamo una situazione di emergenza. Il fatto che non siamo, diciamo, troppo roboanti nell'utilizzo dei termini non ci deve far dimenticare che comunque è un'emergenza gravissima. Gravissima, e d'altro canto lo vediamo accendendo ogni sera il telegiornale e vedendo di cosa si occupano tutti quanti i talk show. Quindi invito tutti diciamo, a un senso di responsabilità. Le criticità che stiamo affrontando spesso possono diventare delle opportunità perché gli interventi strutturati che abbiamo fatto a Manduria ha convinto gli stessi sindaci del comprensorio orientale e gli stessi primari dell'ospedale a ritenere che quello che stiamo facendo oggi a Manduria, tutto sommato, in un contesto emergenziale, alla fine diventa anche un'opportunità. E dai monitor multiparametrici di cui stiamo dotando i reparti, dai percorsi di isolamento che creano una maggiore possibilità di tenere il paziente in una situazione di maggiore isolamento, perché attenzione, non dobbiamo pensare che questa emergenza sta per passare. A parte che l'emergenza probabilmente durerà a lungo, ma soprattutto ci dobbiamo abituare al fatto che le pandemie si ripeteranno con sempre maggiore frequenza. E allora ciò che andiamo a fare dal punto di vista strutturale ce lo ritroveremo già pronto per le emergenze future e per le pandemie future. Pensare di tirarsi fuori dalla partita, rimanendo un ospedale no Covid, permettetemi, in una posizione di retroguardia che non fa bene al territorio, perché uno pensa di rimanere fuori dalla partita, ma in quella partita comunque ci verrete tirati dentro, comunque, come avete visto voi stessi, con una serie di ricoveri di persone che non sono pazienti Covid, ma sono comunque positivi. E quindi tanto vale attrezzarci perché quel tipo di situazione venga affrontata nel modo più sicuro per gli utenti e per gli operatori. C'era una consigliera prima che diceva: voglio sapere con certezza se. Di certezze non ce ne stanno. In questa vicenda gli scienziati e tutti quanti i luminari ci hanno dimostrato che purtroppo in questa vicenda di certezze ce ne stanno poche. Quello che noi cercheremo di fare con scienza e coscienza è di garantire la massima sicurezza possibile con gli strumenti che abbiamo in campo. Figuriamoci, in questo il dottore Malagnino, ovviamente, che ci sarà a fianco come direzione medica presidio, e tutti quanti i primari devono fare squadra per capire che da questa partita non ci si può tirare fuori. Possiamo solo decidere come affrontarla. Se affrontarla tutti insieme, traguardando ciò che sta per accadere, cioè la marea montante che ci sta per travolgere, e pensare che questo, come più volte ha detto il nostro assessore Lopalco, è uno stato di guerra. Se non ce ne siamo ancora accorti, mi dispiace. Quindi tutti gli interventi, sia quelli che ho sentito prima, che mi auguro quelli che verranno dopo e che purtroppo non potrò ascoltare, devono tener conto di questo quadro di insieme. Abbiamo fatto un ottimo lavoro fino adesso.
abbiamo ricoverato tutti e nessuno è stato trasferito fuori provincia. I 3.000 rotambulanze non ci sono stati, però dobbiamo continuare questa azione di implementazione proprio per consentire a tutti un'adeguata assistenza ospedaliera che possa fronteggiare questa gravissima emergenza. Io penso di aver fatto un quadro insieme, non mi chiedete più dettagli perché vi ho detto noi stiamo andando avanti per step, né mi si può venire a dire ma i lavori li state facendo troppo tardi. Attenzione, se io avessi convertito i posti letto ordinari in posti letto Covid un mese prima, quei posti letto sarebbero stati già coperti da Foggia, BT e Bari, perché io ricordo la prima fase di questa seconda fase della pandemia, in cui noi ci siamo fatti già trovare pronti con il nostro anticovid a Moscati, almeno una decina di pazienti li abbiamo ricoverati da fuori provincia, perché avendo i posti disponibili, ovviamente ce li hanno giustamente occupati, perché la piattaforma dei posti letto Covid è una piattaforma regionale che noi comunichiamo quotidianamente in una videoconferenza che facciamo ogni giorno con le altre direzioni. Quindi noi invece abbiamo adottato un'altra strategia. Io ritengo che sia stata quella giusta, di convertire i posti letto man mano che l'esigenza a livello provinciale si è venuta a verificare. Se l'avessi fatto prima, li avrebbero già occupati. Io invece li sto occupando e li sto convertendo, li sto occupando man mano che l'esigenza si crea. Con un lavoro ovviamente che ci leva il sonno, che ci leva il sonno la notte, ma che, ripeto, ha consentito a tutti i tarantini di avere un tetto, perché, ripeto, altrove, di avere un tetto ospedaliero, un letto, un ossigeno e l'assistenza. A proposito del fatto di coinvolgere ancora di più l'ospedale di Militare, noi i posti letto li dobbiamo attivare dove c'è il personale. Cioè non mi serve avere un ospedale militare a disposizione se poi, come tutti sappiamo, il personale non ce l'hanno. Quindi già è tanto che sono riusciti a mettere su una mini equip per 20 posti letto, perché il personale è e sarà il problema dei problemi del servizio sanitario, dei militari, ma lo è anche del dottore, del sindaco Ancona, perché il personale è e sarà il problema dei problemi di tutta la pubblica amministrazione, ancora di più ovviamente del servizio sanitario. Quindi fino adesso non abbiamo sottratto nulla alle cure delle altre patologie, perché ritorno all'obiezione che mi si può fare, cioè perché non hai fatto i lavori prima? Se io avessi convertito prima i posti letto ordinari a posti letto, avrei sottratto assistenza alle altre patologie. Io invece fino all'ultimo sto cercando di garantire l'assistenza alle altre patologie che non vanno in vacanza, come giustamente si è detto, e mi sto convertendo man mano che l'esigenza serve. È chiaro che tutto ciò che non stiamo potendo erogare come patologia no Covid le stiamo caricando sul privato accreditato, perché come normale che sia, se il privato accreditato non si offre per le patologie Covid e non si è offerto con la sola eccezione della Santa Rita per 50 posti, ma è un'adesione che è arrivata due giorni fa, almeno, visto che noi abbiamo almeno il 60% di posti letto ospedaliero in mano al pubblico, in mano al privato accreditato, almeno si faccia carico di questo. Quindi, sempre a proposito dell'intervento della consigliera che diceva e che prima interveniva, noi quello che non possiamo fare noi, ovviamente ricorreremo al privato accreditato, a cui abbiamo anche ampliato pure l'offerta attraverso un protocollo d'intesa per poter ricoverare non soltanto i ricoveri medici da pronto soccorso, ma anche quelli chirurgici direttamente a pronto soccorso, cosa che finora non era mai accaduto, perché inutile che lo sto qui a dire, il privato accreditato opera in elezione e l'attività chirurgica, che spesso invece è urgente, non ce la garantiva. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa in modo tale che anche da pronto soccorso l'attività chirurgica potrà essere garantita dal privato accreditato pure in urgenza.
Io ho detto molto di quello che penso, diciamo, è stato accennato durante interventi. Il dottore Malagnino, che magari dopo di me potrà prendere la parola per ulteriori dettagli su ciò che si sta facendo precisamente all'interno del presidio. Dottoressa, chiedo scusa, prima che vada via, solo una domanda. Ci può spiegare per favore come è possibile che ci siano tante persone in isolamento fiduciario e quanti sono i positivi? Perché questo è il dato che giunge a noi, a Martina perlomeno, 220 positivi, 240 in isolamento. Io, mi permetta di dire, trovo questo dato aberrante. Quindi fuori Vorrei una spiegazione. parli di ciò che accade, diciamo, sul territorio? Certo, cioè io non posso immaginare che ogni persona risultata positiva abbia avuto un contatto con una sola persona. I dati che ci giungono più o meno ogni 2 giorni, io posso capire che accada una volta, ma Questo però, non che questo l'assessore. è un lavoro ovviamente che fa il Dipartimento Prevenzione e non fa la direzione strategica. Quello che posso fare è trasferire eventualmente al sindaco una tabella aggiornata con tutti quanti i positivi, comune per comune, con anche le persone in isolamento. Però, ripeto, questa è l'attività di tracciamento, non la segue in direzione generale, la si vede in materia di prevenzione. Poi, diciamo, l'avete constatato tutti quanti, perché è notizia ormai comune che il tracciamento in tutta Italia è saltato. Perché? Perché se ogni contagiato comunica 30 contatti stretti, è impossibile ovviamente andare a fare quella verifica, e questo ha determinato in tutto il territorio nazionale il completo, diciamo, fallimento del tracciamento e dei contatti stretti, perché con quei numeri così elevati di contagi non si può riuscire a seguire, soprattutto perché che le persone che andavano alla festa si contagiavano e poi comunicavano come contatti stretti tutti gli invitati alla festa, o tutti gli invitati al matrimonio, o tutti gli invitati alla comunione, perché questo è accaduto negli ultimi 2 mesi. Questo è accaduto negli ultimi 2 mesi. Partecipazione a feste, comunioni, matrimoni, ha fatto saltare completamente il tracciamento. E quindi, però, ripeto, quello che posso fare è far avere tramite il sindaco Ancona la tabella di dettaglio che il Dipartimento di Prevenzione redige con abbastanza, diciamo, con frequenza. Grazie, purtroppo dovremmo sospendere un secondo per la registrazione dei dati, un problema tecnico. Va bene. Io saluto tutti, dottore Malagnino rimane comunque per maggiore dettaglio sugli interventi che stiamo facendo all'interno dell'ospedale. Grazie mille dottore per la Grazie, disponibilità e la chiarezza della a risentirci. posizione.